A ridosso del centro regna il degrado. Nella via ex Cuparella, oggi via Pecorari, le 20 famiglie che vi abitano si sentono abbandonate dall'amministrazione comunale di Nocera Superiore. Erbacce lungo la strada, asfalto rattoppato alla meno peggio, una strettoia inoltre che sbocca sulla strada provinciale, senza segnali che ne evidenzino la grande pericolosità. Ci sono poi le continue perdite d'acqua dalla rete comunale, con conseguenti chiusure della strada senza preavvisi per consentirne il ripristino. Questa mattina la goccia che ha fatto traboccare il vaso. Un'automobile ha avuto difficoltà a manovrare nella strettoia e ha divelto la tubatura del gas. Case evacuate e tanta paura. È l'ora della riqualificazione. Il comune intervenga, lo chiedono i cittadini. Noi veramente viviamo nel panico per la chiusura selvaggia della strada, che la mattina o il pomeriggio, se dobbiamo uscire o dobbiamo rientrare a casa, non sappiamo, perché con i vari allacciamenti che fanno su questa strada è diventata una gruviera. Già i problemi ci sono. Io con la mia famiglia mi sono tutelato con un legale e gli organi competenti sono a conoscenza di tutta la problematica, perché partendo dal 19 settembre dello scorso anno ci siamo trovati in condizioni proprio a questa altezza qua, se l'operatore può prendere, c'era un sabillo di acqua che veniva su a questa altezza qua con fuoriuscita di non solo acqua ma a tante altre cose che l'organo competente, quando sono venuti poi dopo insistenza del mio legale con gli organi dell'ASL, sono venuti e hanno fatto uno scavo con un bypass per questo tombino, però i signori a suo tempo dissero che facevano i tappi momentaneamente, dopodiché sistemavano il mando stradale. Il mando stradale non si è stato sistemato, poi siamo costretti noi a sopperire tante di quelle cose, ma purtroppo sperando che qualcheduno dopo questo intervento vostro si sveglia e venga un po' a vedere un po'. Ma non...